La partita in programma, valida per la Coppa Italia di Serie C tra Padova e Lucchese, mi ha riportato alla mente la curiosa storia di Roberto Simonetta, professione attaccante, nato a Latina nel 1965. Nel corso della sua carriera ha vestito diverse maglie importanti, quelle del Piacenza, del Genoa, della Triestina, ma i suoi anni più prolifici furono indubbiamente quelli con la casacca della Lucchese e del Padova. E il destino si è divertito a creare attorno al centravanti un incrocio incredibile, una situazione quasi machiavellica, hitchconiana, un aneddoto tipico del mondo pallonaro che merita di essere raccontato. Per comprendere al meglio questa vicenda, bisogna mettere in moto la macchina del tempo. Serie B, stagione 1990-91. Il Padova è pronto per spiccare il grande salto in Serie A. La squadra è matura e composta da giocatori di assoluto livello. La stella è Nanu Galderisi, attaccante che rappresenta un extra lusso per la Serie B. A centrocampo ci sono i polmoni di Carmine Nunziata e i piedi vellutati di uno sconosciuto 18enne, Demetrio Albertini, promessa milanista che lascerà un segno indelebile nella città del Santo in quei pochi mesi in cui vestirà la casacca dei Veneti ed in seguito vincerà di tutto e di più in maglia rossonera. Ci sono anche i vari senatori, come i futuri nazionali Antonio Benarrivo e il soldatino Angelo Di Livio, ai quali vanno aggiunti il perno difensivo Capitan Claudio Ottoni e il regista Damiano Longhi, Capitan Futuro, leggenda padovana, colui che realizzò proprio in quel torneo contro il Barletta il gol del secolo alla penultima giornata alla Piani. Un 4-3 che all'ultimo respiro ha riconsegnato a tutto l'ambiente e alla squadra biancoscudata la possibilità di contendersi il salto in massima serie con l'Ascoli, in quanto i padovani si trovano a 41 punti in classifica, appaiati proprio ai bianconeri marchigiani. Ultima di campionato targato 1990-91. I Veneti vanno a giocare al Porta Elisa di Lucca, mentre i marchigiani si spostano al Mirabello di Reggio Emilia. Sia toscani che emiliani non hanno più nulla da chiedere alla loro stagione e quindi in tanti, erroneamente, danno quasi per scontato che al termine degli ultimi 90 minuti ci sarà una coda al campionato, in quanto per Padova e Ascoli questi impegni sulla carta appaiono molto abbordabili, visto che le rispettive avversarie non hanno particolari stimoli. Come spesso accade nel calcio, la realtà non collima con i pronostici. Lucchese e Reggiana giocano con il coltello tra i denti, come se fossero anche loro in corsa per la massima serie, complicando le cose sia per il team di Colautti che per quello di Sonetti. Tutto il calcio, minuto per minuto, comunica via radio i risultati, lasciando sbigottiti gli ascoltatori che apprendono le difficoltà del momento per le pretendenti alla Serie A. Alla fine dei primi 45 minuti, il Padova sta pareggiando per 1-1 a seguito delle reti del toscano Paci e di Nanu Galderisi, mentre l'Ascoli in quel di Reggio Emilia sta impattando in quanto il parziale recita 2-2. In classifica non cambia niente, entrambe sono a 42 punti, per cui lo spareggio comincia a prendere forma. A 10 minuti dalla fine scoppia un boato al Porta Elisa di Lucca. E qui, attenzione, vi faccio vedere che cosa succede. Qui a questo punto sull'1-1 arriva la notizia che l'Ascoli sta perdendo. Attenzione. Guardate il pallone. Il pubblico che esulta, guardate Colautti. Lo avvertono che l'Ascoli sta perdendo, vedete che Colautti informa i propri giocatori, arriva anche adesso Longhi che realizza, capisce che il momento è importante, a questo punto il Padova era in Serie A, vedete che Longhi chiede quanto manca. I 7.000 padovani esultano, i biancoscudati sono momentaneamente in Serie A, in quanto la Reggiana è passata in vantaggio con Melchiorri, per cui il team di Colautti è riuscito a sorpassare i bianconeri in classifica e portare a casa il punticino da Lucca è fondamentale. Gioia che per i Veneti dura fino al 90esimo. Nel giro di 80 secondi l'Ascoli riacciuffa il pari con Casagrande su rigore e in seguito vola in massima serie, perché al 91esimo ecco materializzarsi l'incubo per tutta Padova e questo cataclisma ha un nome ben preciso, Roberto Simonetta, professione attaccante, il quale trasforma un potenziale pomeriggio di festa in una giornata che tra i padovani ricordano tristemente come l'ha fatta a Lucca. L'azione tra l'altro è spettacolare. Pascucci pesca in area ospite Paci, numero del rossonero che crossa per Simonetta, che di testa in volo d'angelo trafigge Bistazzoni e consegna la Serie A all'Ascoli
e una vittoria inutile per la classifica della Lucchese. Con la serietà professionale della Lucchese, che ha giocato alla morte sapendo che non avrebbe ottenuto niente, gli fa onore questo attaccamento ai colori sociali, bravi. La vita continua, tanto ci si rincontrerà sempre, cercheremo di avere la rivincita per quanto riguarda il Padova il prossimo anno. Auguri a tutti e auguri all'Ascoli, anzi non devo dire all'Ascoli, auguri a Rozzi perché il campionato l'ha vinto Costantino Rozzi. Una battuta d'arresto che rappresentò uno dei fendenti più dolorosi nel cuore di tutto il popolo patavino, che unita alle parole dell'allenatore veneto Colautti accesero da quel pomeriggio una grandissima rivalità con il sodalizio toscano che secondo i veneti era stato fedele alleato della società ascolana per impedire il salto di categoria ai biancoscudati. A volte la vita è strana e per Roberto Simonetta è pronto un diabolico scherzo del destino e la sua quotidianità viene stravolta esattamente 2 anni dopo, nel novembre del 1992. Stagione 1992-93. Il Padova, ai nastri di partenza del torneo cadetto, è data tra le favorite e il team del duo Sandreani-Stacchini sta viaggiando con il vento in poppa rispettando le attese. Nel frattempo la situazione per Simonetta a Lucca non è delle migliori, in quanto sono nate delle incomprensioni con il mister Corrado Orrico, di rientro in Toscana dopo la pessima avventura con l'Inter. La conferenza stampa che il tecnico convoca a causa della crisi dei risultati dei rossoneri a fine ottobre chiama in causa proprio l'attaccante e il compagno di squadra Donatelli. All'origine della crisi, una campagna acquisti sbagliata e come responsabilità ci sono dentro fino ai capelli, e il fallimento di quei giocatori che avrebbero dovuto dare alla squadra un tocco di classe e di esperienza tali da farle compiere il salto di qualità. Mi riferisco a Donatelli e Simonetta, pedine di punta del gruppetto storico. Non credono più nelle mie decisioni, nei miei suggerimenti, anzi polemizzano, mi contestano. Insomma, non ci sono più con la testa, distratti dalla dolce vita. O tornano quegli splendidi giocatori che abbiamo ammirato 2 stagioni fa, o si tolgano dai piedi. Parole pesanti, pesantissime, che ledono l'immagine di uno dei beniamini della curva ovest della Lucchese. Ma la realtà è totalmente differente e se il rendimento di Roberto Simonetta è inferiore rispetto ai suoi standard, la causa si cela dietro ad altre problematiche che Orrico sa, ma che inspiegabilmente non ha assolutamente menzionato ai cronisti. Purtroppo è successo avevo un infortunio che però non si erano mai accorti nessuno, di cui all'inguine, facendo delle ecografie e delle cose, erano 2 mesi che non mi allenavo, poi pensavano che non avevo voglia di giocare. Poi mi sono andato a fare una ecografia per conto mio e invece c'era uno stiramento di 3 cm. Deciso poi, litigando un po' con lui, di andare al Padova. Le dichiarazioni del tecnico toscano hanno fatto tanto rumore e il frastuono arriva fino in Veneto, dove in quel di Padova gli infortuni di Angelo Montrone e Pippo Maniero hanno messo in moto il DS dei biancoscudati Piero Aggradi, direttore sportivo dall'intuito geniale e dai colpi a sorpresa. Vista l'aria che aleggia su Lucca, il signor Piero tira fuori il jolly dal mazzo e si porta a casa con una trattativa lampo un attaccante di spessore. Pazienza se Roberto Simonetta rievoca pessimi ricordi, ma per quanto siano bravi Galderisi e l'emergente Alessandro Del Piero, non si possono ovviamente sobbarcare il peso del reparto offensivo per tutta la stagione e ai veneti un bomber di qualità che conosce la categoria serve come l'aria per respirare. Roberto accetta la sfida, pur sapendo che all'inizio ci saranno molte difficoltà, soprattutto a livello d'ambientamento. Padova era un discorso che avevo tolto la Serie A. Con mia moglie siamo andati giù a Padova, che era un giovedì, dicendogli: guarda, vediamo un attimino come va la situazione, perché non è che mi accolgono molto bene. Infatti all'allenamento, al primo allenamento, c'erano 3.000 persone, poi avevano scritto tutte sulle tribunette lì. L'accoglienza non è stata bella, però giustamente, anche perché gli avevo tolto la Serie A. A Lucca quel periodo c'erano solo padovani, perciò vedendola sfumare non certo era accolto bene. Però credo sempre nei destini della vita, perché poi vedi, guarda il caso, poi abbiamo fatto la promozione. Non è nel primo anno che abbiamo sfiorata, ma al secondo anno siamo andati su. Perciò questi sono anche i destini della vita, che io ci credo.
La prima gara per Roberto Simonetta con il Padova è targata 15 novembre 1992 ed è da cancellare. La squadra esce sconfitta per 2-0 dal Manuzzi di Cesena, l'ex lucchese non gioca bene e in più compare uno striscione nel settore ospiti che rende il pomeriggio ancor più amaro, tanto che i giornalisti a partita conclusa sono più incuriositi da questo fatto che dalla battuta d'arresto dei veneti. Sempre per il fatto che 2 anni fa gli feci un gol e gli negai la Serie A. Nel turno successivo i biancoscudati affrontano alla Piani la Ternana, a posteriore una data storica, 22 novembre 1992. Sì, quella leggendaria giornata in cui Alex Del Piero realizzò il suo primo gol in carriera sostituendo proprio Simonetta al 73esimo minuto. No, il primo gol di Del Piero, diciamo, sono contento e orgoglioso, anche perché poi sì, ero titolare, lui aveva 17 anni, è entrato, ha fatto gol e poi è diventato la stella della Juve. Il vantaggio del Padova è un pezzo di bravura del giovane Del Piero, sostituto dello squalificato Simonetta, gioiellino di casa biancoscudata, opzionato dalla Juventus e già approdato all'Under 21 di Maldini. Perfetto il suggerimento per Di Livio e Turci è battuto. Anche perché poi c'era un rapporto anche ragazzetto così, sicuramente già all'epoca era già forte perché sembrava di vedere, io lo vedevo come Van Basten piccolo, c'aveva proprio una capacità cerebrale di fare le cose semplici con calma, ma gli uscivano dei colpi estrosi, belli, perciò posso essere soltanto che onorato quello. Poi mi divertivo alcune volte in situazioni con lui perché poi ci mettevamo a battere le punizioni a Bonaiuti, dove Bonaiuti ci stimolava perché diceva: dove cazzo andate a fare, ma quando fate gol? Allora lui da una parte, posso dire tra virgolette, io ho imparato anche a tirare un po' la punizione, posso dire questo, perché gli dicevo: metti un po' il piede così, la metteva sotto l'incrocio, io sotto l'incrocio, e lui si incazzava a Bonaiuti e ci stimolava, però è stato quello. Sono dei aneddoti belli perché poi ti rimangono, poi vabbè, come giocatore e anche come ragazzo, perché il ragazzo con l'umiltà che ci aveva penso che non ho conosciuto di pochi, ma come tutti i numeri 10 come Baggio che ho conosciuto e altri, perciò è quello che fa, è l'uomo e il talento che è sempre rimasto, che poi si è fatto vedere, questo va. L'epico evento, legato a Del Piero, quel pomeriggio passò in secondo piano in quanto il vero protagonista di allora non era un giovanissimo e sconosciuto Pinturicchio, ma l'ex bomber della Lucchese e tutti gli occhi dei tifosi padovani erano per lui. Il centroavanti ricorda limpidamente, a distanza di un trentennio, un fatto curioso legato al suo debutto casalingo. Gli aneddoti che mi veniva da ridere erano quelli quando andavo a battere sotto la curva il calcio d'angolo, mi arrivavano tante di quelle parolacce, giustamente, che poi mi veniva anche da ridere, perché poi mia mamma era anche in tribuna, figurati. Perciò, però diciamo che poi a son di gol ho conquistato anche il tifo padovano, insomma, ho contribuito poi a fare questa promozione che è stata non importante ma importantissima. Finalmente, contro i rossoverdi, Roberto si sblocca e da quel pomeriggio cambia tutto nello spirito dei tifosi padovani, ma anche in quello dell'atleta. Visibilmente rilassato al microfono del leggendario Gildo Fattori, che lo avvicinerà a fine partita. Allora Simonetta, abbiamo rotto subito quasi questo ghiaccio, non la sensazione per questo primo gol con la maglia del padre? Ma è sensazione bellissima, anche perché non mi aspettavo questa accoglienza in casa e sicuramente mi ha fatto bene, ecco. Mi hanno dato un apporto anche il pubblico e io ho ricambiato con questo gol. Senti, c'è stato un attimo, sembrava che l'arbitro non lo volesse dare questo gol, tu però non hai avuto dubbi, no? No, anche perché mi sono girato e il portiere l'ha presa dentro, perciò più netto di così, poi va bene anche per me. Va bene, stai cominciando, come dici tu, a pagare questi debiti che hai nei confronti del Padova, adesso comunque ti aspetta una partita, te l'hanno parlato di Venezia-Padova ancora oppure no? Ma sì, me l'hanno parlato, poi a parte sono anche abituato perché a Lucca facevamo il derby col Pisa, perciò c'è accanimento, so cosa vuol dire, ma adesso godiamoci questa, poi in settimana pensiamo al Venezia. Ed eccolo qui il nuovo bomber bianco scudato in tutto il suo splendore, il gol nel derby e la doppietta con il Bari sono le medicine che guariscono le vecchie ferite.
È passato un mese da quello striscione esposto a Cesena, ormai è un lontano ricordo, tanto che adesso per la curva padovana Roberto Simonetta non è più un figlio di ma è diventato Bobogol. Magie che il calcio sa offrire ai suoi interpreti. Ma per l'attaccante gli esami non finiscono mai perché il dio del pallone ha deciso che per il centro avanti ci debba essere una definitiva prova d'appello. Ed è una sfida con il suo recente passato, che a Padova a distanza di 2 anni fa ancora molto molto male. La Lucchese di Corrado Enrico. Ma i gol più importanti sono stati un po' quelli di tutti che ho fatto, perché alla fine col Bari in casa, e poi c'è la foto che stava arrampicato, poi anche quello contro il Venezia, che quello è stato forse anche quello un po' più importante, e contro quello con la Lucchese, che mi aspettavano un po' per vedere come era la mia reazione e come giocavo. Per Roberto è il giorno del giudizio, domenica 10 gennaio 1993, stadio Silvio Appiani. Il clima però è rovente, anche se siamo in pieno inverno, e i tifosi della Lucchese, prima dell'inizio della partita, espongono uno striscione che è tutto un programma. 16-6-91, grazie Roby. Data indigesta per i supporter locali, fu il pomeriggio in cui l'attaccante infranse i sogni di gloria dei Veneti con la maglia della Lucchese. Però adesso il centroavanti veste i colori biancoscudati, e da buon professionista Simonetta getta sul rettangolo verde anima e corpo per ripagare il debito sportivo che ha col popolo padovano. Trovarsi contro la sua ex squadra è un ulteriore stimolo per il bomber, e dopo aver sfiorato la marcatura al 5° minuto, alla mezz'ora scardina la porta del suo amico Quironi. Le immagini non sono nitidissime in quanto recuperate da una vecchia videocassetta, ma nonostante ciò riescono ad immortalare perfettamente la prodezza del centravanti e la standing ovation che raccoglie poco dopo e che gli tributa tutto lo stadio. Roberto Simonetta da questo momento ha pagato definitivamente il dovuto con i padovani, arretrati ed interessi inclusi, e meritatamente è entrato definitivamente nel cuore dei tifosi biancoscudati. A corredo di un pomeriggio perfetto, ecco l'11 sfornare un assist su misura per il raddoppio di Galderisi. Gioco, partita, incontro, Padova-Lucchese per Simonetta da adesso in poi è un capitolo chiuso, come ribadirà l'attaccante nel post-match al microfono di Gildo Fattori. Roberto Simonetta, contento? Sì, contento e stanco morto. Senti, adesso io ti chiedo una confessione, visto che hai detto che sei contento, devi essere anche sincero. Io prima della partita ti ho visto avvicinati al tuo ex allenatore Corrado Enrico, ma io ero lontano. Non mi era apparso però un gran dialogo. Che cosa vi siete detti? Niente, questa storia la voglio chiuderla, non ne voglio neanche parlare. Capitolo chiuso. Parliamo della partita. Un gol, però alla fine insomma abbiamo sofferto un po', no? Come sono andate le cose? Sì, sofferto alla fine perché io, Galderisi e Pellizza avevamo un po' di problemi anche fisici, un po' per quello che avevamo fatto, abbiamo corso tanto e logicamente un po' di crampi venivano, però da parte mia anche un po' di emozione perché incontrare degli amici dopo, sono stato con loro 3 anni, sai, e ne spendere più di energia. Certo. Senti, dopo il gol come al solito sei andato a esultare, ma sinceramente che cosa hai provato? Hai capito in quel momento che stava cambiando qualche cosa? Cosa ti sei sentito dentro? Ma sentito niente, logicamente ero contento perché quando si fa cose è sempre contenti, però diciamo che anche d'altra parte vedendo i miei compagni alla Lucchese mi è anche un po' dispiaciuto, comunque calcio anche questo. L'ultimo atto di questa serie di episodi legata al triangolo calcistico tra Padova, Simonetta e la Lucchese va in scena il 6 giugno del 1993. Ancora una volta il Porta Elisa risulterà fatale per i Veneti, ma in questo frangente Bobogol non c'entra nulla, anzi è proprio lui a portare in vantaggio i biancoscudati, ma a zittire i 3.000 padovani festanti sarà al 90° Paci su rigore. Un 1-1 che costerà carissimo al team di Sandreani, che proprio a causa di questa mancata vittoria
perderà la Serie A nuovamente al rush finale, nonostante l'incredibile e inutile successo nell'ultima stagionale alla Piani contro l'Ascoli. Finalmente, nel torneo seguente, quello dell'annata 1993-94, il Padova riuscirà a conquistare meritatamente la promozione in Serie A. Non sarà una stagione da protagonista per Roberto Simonetta. Una serie di incomprensioni con il tecnico Sandreani lo metteranno ai margini del progetto, ma nonostante ciò, quelle volte in cui Bobo verrà gettato nella mischia, darà il suo apporto anche in termini realizzativi. Al secondo anno diciamo che un po' di difficoltà perché eravamo poi 5 attaccanti, di cui Galderisi era quello che giocava un po' sempre titolare, poi il mister Sandreani ci metteva in discussione Montrone, Maniero, Giordano e ciò faceva alternato e forse lì un pochettino perdevi anche un po' di condizione, ecco. E poi un po' perché poi il secondo anno dopo ho litigato anche con Sandreani. Forse l'unico rammarico è quello di non aver giocato lo spareggio e forse l'ultima partita almeno quei 2 minuti, 5 minuti li potevo anche fare, però va bene, l'importante è che poi siamo andati su. Forse l'unico rammarico è quello, ecco. L'ultimo gol che Simonetta firma in carriera con la casacca biancoscudata è quello con l'Ascoli, diventato simbolico per tanti tifosi a seguito dell'arrampicata di Bobo sulla balaustra per festeggiare la preziosa realizzazione. Roberto Simonetta, dalla sua esperienza in Veneto, si porta a casa una promozione in Serie A, ma soprattutto lascia un segno indelebile nella storia ultracentenaria del club padovano, in quanto resta e resterà per sempre l'ultimo giocatore ad aver realizzato un gol in Coppa Italia tra le mura del mitico Silvio Appiani. Maniero che chiede la sostituzione. Esce Maniero, entra in campo Simonetta. Si tiene la coscia sinistra Maniero, evidentemente un risentimento muscolare. Palla in area, grappolo di uomini e poi gol. Mischia furibonda e palla che termina in gol. Probabilmente Simonetta ha dato l'ultimo tocco, azione estremamente confusa, concitata. Vediamo ora attraverso il replay, ci sono stati un paio di tentativi. Tanto sono contento di questa cosa, che sono stato l'ultimo a fare gol alla Piani, anche perché quello stadietto era proprio il simbolo di Padova, perché poi stava pure nella cattedrale di Sant'Antonio da Padova, perciò io ogni tante volte lo guardavo da dentro il campo e ci ha portato anche bene, insomma, ci ha aiutato. E poi contro la Roma è stato proprio anche un'occasione, che in quel momento dovevo a battere il calcio d'angolo, sono rimasto dentro l'aria e dopo un minuto ho fatto gol, perciò è una cosa che ti rimane poi anche nella vita, insomma, questo. Sono stato molto contento. Beh, tanto faccio un saluto a tutti i tifosi padovani e spero che, perché è una grande piazza e merita, non dico di stare in cima, almeno in B, a tutte le carte in regola, e speriamo che adesso con quest'anno, se riesce a fare il salto anche nei playoff, sarei molto contento, ecco, una bella promozione. Un abbraccio a tutti quanti. Ciao.